Dopo un esposto del Codacons sull'ingiustificato allarme meningite diffusosi nelle ultime settimane, la Procura di Catania ha aperto un'indagine per procurato allarme e abuso di atti d'ufficio nei confronti di soggetti pubblici e privati, compresi Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. La Procura di Catania, spiega il Codacons, ha deciso di vederci chiaro sullo sconsiderato allarme meningite diffusosi nelle scorse settimane, che ha portato ad un'abnorme corsa ai vaccini a tutto vantaggio delle aziende farmaceutiche, chiedendo alla Polizia di Stato di acquisire la relativa documentazione. Si è scatenata, prosegue il Codacons, una corsa ai vaccini che determina non solo spese a carico dei cittadini per decine di milioni di euro, ma anche palesi discriminazioni tra utenti a seconda della zona di residenza. Ad oggi, infatti, le vaccinazioni risultano offerte gratuitamente solo in alcune regioni, mentre in altre sono a totale carico del cittadino, dando vita a intollerabili e costose disparità di trattamento. A seguito del clamore suscitato dai casi censiti in varie regioni italiane, conclude il Codacons nell'esposto, la corsa spesso ingiustificata al vaccino antimeningite ha fatto più che raddoppiare il numero delle dosi fornite alle ASL sul territorio nazionale, facendo registrare un più 130% nello scorso mese di dicembre.